Girare il mondo in sella, con lei si può, Yamaha FJR 1003, motore maxi, ma dolce nell'erogazione, così come la seduta, comoda, da vera Globetrotter. E poi, per il 2013 arriva l'aiuto, quello elettronico, che tanto piace per la sicurezza, ma anche per la guida più attiva. Insomma, sarà Yamaha FJR 1003 Modellier 2013 la protagonista del nostro test di oggi. Una maxi travestita da scooter, così potremmo definire Yamaha FJR 1003. Tanta è la bontà, lato comodità, lato comfort e facilità di guida che questa maxi, sia in termini di peso, parliamo di 289 kg in ordine di marcia, sia in termini di dimensioni, riesce ad offrire. Parliamo di lei, per il 2013 si rinnova nelle linee studiate e qui i tecnici non transigono, con un lavoro aerodinamico importante, voluto per migliorare e con successo la protezione dall'aria, perché l'imperativo è essere comodi, supportare al meglio chi sceglie la moto per viaggiare. Lunghi spostamenti che aumentano nel comfort vero, raggiungendo il massimo nel pacchetto elettronico che offre. Questo è il focus del prodotto targato 2013 sulla nuova Yamaha FJR 1003 elettronica, che si traduce in ride by wire, controllo di trazione, mappe motore, cruise control e ABS di ultima generazione con frenata integrale. Tutto per massimizzare il piacere di guida, soprattutto la sicurezza, tanto più che con lei, come dicevamo, puoi girare il mondo in tutti i suoi paralleli e meridiani. A questo concorre un reparto sospensivo che guadagna migliorie sulla forcella da 48 mm con regolazione manuale, che avviene comodamente tramite una ghiera che si gira semplicemente con le dita, così come il precarico del mono che varia sempre tramite una comoda leva in due posizioni, soft and hard. L'altra, quella che vedremo poi l'anno prossimo, si chiama FJR 1003 AS ed alza ancora di più l'asticella, aggiungendo il cambio semiautomatico, senza frizione insomma, e le sospensioni dotate di nuova forcella a steli rovesciati e regolazioni separate per singolo stelo a controllo elettronico. Il massimo insomma che offre oggi la moderna tecnologia su due ruote. Parliamo poi dei suoi numeri, motore 1003 rivisto in alcuni aspetti con un picco di potenza leggermente più alto, 146 cavalli, 138 Nm, 5 marce, trasmissione finale poi che conferma il concetto praticamente esente da manutenzione, ovvero ad albero cardanico. Ben fatto poi, visto che di viaggi lunghi stiamo parlando, il parabrezza, regolabile tramite comodo comando posto sul manubrio, e le borse laterali di serie da 30 litri, prezioso strumento che ben si integra con la geometria della moto. Tutto è giusto ricordarlo, in dotazione di serie, bella poi anche la nuova strumentazione mista analogico-digitale. La versione 2013 dell'FJR 1003 è prima di tutto una piacevole conferma. Perché una piacevole conferma? Perché questa sua indole, quella di viaggiatrice di razza, è appunto confermata in questa edizione. Il lavoro più significativo che è stato fatto sulla nuova veste dell'FJR 1003 ha riguardato soprattutto l'aspetto turbolenze ed ha coinvolto quindi principalmente il comfort di marcia. Davvero ci si può ricavare uno spazio, una protezione dall'aria quasi studiata ad hoc, perché la sella è regolabile su due diverse altezze, tra 805 e 825 mm, perché il parabrezza è regolabile elettricamente e quindi ci si può trovare una regolazione micrometrica proprio della perfetta protezione o della bolla che meglio ci va ad inquadrare per proteggerci appunto dall'aria durante la nostra marcia. E poi una crenatura ben studiata che protegge molto bene la parte delle gambe, dotata addirittura di deflettori aggiuntivi per proteggere le gambe. Questo è stato forse l'imperativo maggiore ed effettivamente è uno dei plus e dei valori aggiunti che ha l'FJR 1003.
anche dal punto di vista della posizione di guida lo studio è stato molto attento. La sella è ben imbottita, è larga e molto confortevole. Il manubrio è regolabile in tre posizioni differenti. Se poi andiamo a vedere la posizione delle pedane, che sono leggermente arretrate e leggermente rialzate, si potrebbe pensare addirittura che abbia anche una forte indole sportiva. Ma da questo punto di vista non dobbiamo farci trarre l'inganno, perché l'imperativo con l'FJR 1003 è quello di viaggiare sì, ma comodi. È sicuramente una GT di razza, nel senso che è molto confortevole, ma non è propriamente un prodotto sportivo. Parliamo di sportività, quindi parliamo delle doti di questo motore. Si potrebbe pensare 1298 cm³, 146 cavalli. Si potrebbe pensare quindi ad una forte connotazione sportiva. Ma in questo caso, come abbiamo già detto, non dobbiamo cadere in inganno, tra virgolette, perché è vero che questo motore è generoso e potente, ma è altrettanto vero che questo motore non fa della sportività la sua vera e propria testa d'ariete. Cosa offre invece questo 4 cilindri in linea? Questo 4 cilindri in linea offre sicuramente la dolcezza nell'erogazione, una fluidità, un'elasticità davvero da riferimento. Ed è quello poi che si cerca e quello che si è voluto realizzare proprio a livello di studio. Questo motore è provvisto di 5 rapporti e questa non è una scelta casuale. Per la versione 2013 ci sono alcuni cambiamenti che lo snelliscono, che lo alleggeriscono, alcune soluzioni a livello dei pistoni, volte soprattutto ad ottimizzare il raffreddamento, quindi a migliorare il rendimento ad ogni regime. Per il 2013 su questo motore poi viene equipaggiato un sistema, tra i tanti di cui dispone e di cui parleremo, che si chiama D-Mode. Lo Yamaha D-Mode che cos'è? Una diversa mappatura del motore, una diversa erogazione del motore che si può scegliere direttamente da un comando al manubrio. Possiamo scegliere la modalità standard che è la T e la modalità sportiva che è la S. In entrambe il valore di potenza e di coppia massima non vengono inficiati. Che cosa cambia? Cambia il modo in cui il motore offre la potenza, il modo quindi in cui viene erogata la potenza. Sulla carta la versione T è quella adatta ad un fondo più scivoloso e la versione S invece è più adatta a quando si vuole scegliere un pochino di sportività, quando si vuole spingere un pochino più forte. In pratica però in entrambe le due possibili mappature non si avverte mai quella sensazione di esplosività che magari si trova su alcuni prodotti che sono competitor diretti di questa moto. Un motore che abbiamo detto quindi dolcissimo, molto fluido, con una progressione davvero incredibile, quasi elettrica, sembra quasi un motore elettrico, talmente è dolce e talmente è fluida la sua progressione. Nella modalità sport poi, visto che possiamo analizzare anche questa, la risposta è un filo più diretta, ma rimane comunque morbida ai bassi regimi. Diciamo che si avverte ma tra i medi e gli alti, dove il motore effettivamente spinge con un allungo anche davvero sorprendente. Questo è un aspetto importante per raccontare l'FJ 1003, perché da questo motore effettivamente qualcuno ci potrebbe aspettare una dote un pochino più sportiveggiante, generoso, potente, quasi 150 cavalli, con un valore di coppia di quasi 140 Nm, davvero esagerata. Ma ci dobbiamo chiedere a cosa servono, perché cosa sono chiamati in causa questi due numeri, questi due valori? Sono chiamati in causa per regalare che cosa? Una sensazione di guida molto rilassante, molto confortevole. Vuol dire che si inserisce una marcia alta, magari una quarta o la quinta, e non si pensa più a niente. E il motore risponde fluido in qualunque situazione, che voi vogliate guidare rilassati o che ruotiate in maniera vigorosa l'acceleratore. Insomma, è quasi una sensazione da scooter. Questa moto, noi scherzando, potremmo definirla che è uno scooter travestita da moto, nel senso che è davvero molto confortevole, che è davvero molto equilibrata e che soprattutto è davvero molto dolce, molto fluida nella sua erogazione. E questo è il vero plus di questa moto. Parliamo poi della ciclistica, una ciclistica che viene rinnovata, in questo caso cambia la forcella anteriore, si dispone di una regolazione dell'idraulica sullo stelo destro, è possibile farla girando una comoda ghiera in alto sulla parte alta dello stelo destro e questo è molto importante, è possibile regolare il precarico del monoammortizzatore tramite una semplice leva che ci fa disporre delle due trature soft e hard, ovvero soft più confortevole e hard un pochino più rigida, un pochino più sostenuta. Se dobbiamo analizzare la ciclistica di questa moto ci rendiamo conto che anche in questo caso tutto quello che abbiamo detto che riguarda il motore viene confermato. Confermato in che senso? Perché la forcella è molto morbida, la travatura standard di queste sospensioni sono molto confortevoli. Con questa moto puoi andare forte ma non devi mai spingerla al limite, non ti devi aspettare degli inserimenti in curva decisi, pronti, fulminea nella risposta. Perché? Perché anche qui l'imperativo, come abbiamo detto, è quello di guidare rilassati, guidare in suplex. Non si cercano doti da sportiva di razza, ma da vera gran turismo, da vera viaggiatrice. Con questa moto puoi macinare chilometri e chilometri e non stancarti mai, non sentire mai quel senso di affaticamento che magari è tipica di altre moto.
concetto di comodità che riguarda chiaramente anche il passeggero, anche per lui una porzione molto larga, una triangolazione ottima, anche per lui una sella molto ampia, una sella molto comoda e poi le pedane collocate nella giusta posizione. Poi la novità che abbiamo detto, il pacchetto elettronico, sono tanti gli aspetti, un sistema ride by wire che in Yamaha si chiama YCCT, Yamaha Chip Control Throttle, sistema praticamente di ride by wire che ci permette di avere un collegamento tra la manopola del gas e il corpo farfallato comandato proprio da dei motori, quindi ad azione elettrica. Poi il sistema TCS, per esempio, di controllo di trazione, stiamo parlando di tutti aiuti, ausili elettronici disponibili di serie. Il sistema TCS, in questo caso di Yamaha, lavora sulla ruota fonica dell'ABS, quindi non ha una piattaforma inerziale, ma lavora semplicemente calcolando lo slittamento, la differenza quindi di rotazione tra la ruota anteriore e quella posteriore. Un sistema molto efficace che entra in modo deciso, quindi su fondi particolarmente visti si fa sentire ed aiuta. Diciamo che è un sistema molto attivo. Parliamo poi di ABS, lo abbiamo detto, l'ABS che in questo caso viene fornito di serie ha un buon funzionamento e il sistema è integrato ad un sistema di frenata integrale. Azionando la leva del freno posteriore si attiva anche quella anteriore. In questo caso l'azione frenante sull'anteriore è molto marcata, quindi si fa avvertire in maniera più importante rispetto magari ad altri sistemi di frenata combinata. Diciamo che l'azione sull'anteriore, nel caso in cui si utilizza questo sistema di frenata combinata, è molto vigorosa, è molto efficace ed ha anche una buona sensazione di sicurezza. Come avveniva in passato, saranno poi due le versioni di questa FJR 1003, la versione quella A, ovvero quella standard provvista di cambio tradizionale, e quella AS, ovvero col cambio semiautomatico, quindi senza la leva della frizione. In questa seconda versione si potrà disporre anche delle sospensioni regolabili elettronicamente e questo è un bel aiuto, un bel plus. Questa moto è molto stabile nei curvoni veloci, però non perde mai, complice anche i 289 kg di peso, la tendenza a beccheggiare, ad ondeggiare un po' quando si spinge un po' troppo, quando si forza un po' troppo il ritmo. Sicuramente non è il massimo dell'agilità per quanto riguarda il misto stretto, ma non è l'agilità il motivo per cui si sceglie questo tipo di moto. Come ultimo possiamo dire che l'equilibrio tra il motore e la ciclistica è davvero eccezionale, nel senso che tutti e due lavorano per raggiungere il medesimo scopo. E quale scopo è? Lo scopo è quello di guidare appunto rilassati, bisogna fare una guida precisa, una guida molto pulita. Non devi mai usare troppa violenza nel guidare questa moto, che comunque rimane molto maneggevole. Parliamo infine di trasmissione, abbiamo detto 5 marce, i rapporti sono molto lunghi, anche in questo caso concorrono a non avere mai quella castagna secca, quella sensazione di esplosività che il motore avrebbe, ma che in realtà non si vuole mai cercare. Un po' effetto scooter, come abbiamo detto, anche in questo caso, perché abbiamo detto metti una marcia, un rapporto lungo e poi puoi dimenticarti del cambio. Il cambio che è un piccolo difetto, dove la leva magari è una corsa un po' troppo lunga, però si fa tranquillamente perdonare perché, come abbiamo detto, si inserisce una marcia alta, magari una terza quando si guida in città, una quarta e una quinta guidando fuori città e quasi ti dimentichi di utilizzare il cambio. Per ultimo la frizione, con comando idraulico, molto morbida, non dà mai fastidio, è davvero molto molto piacevole e anche in questo caso confortevole, guarda caso, da azionare. Tanto di serie viene offerto con l'FJR 1003, abbiamo detto sistemi elettronici, le manopole riscaldate sono di serie, l'ABS è di serie, il cruise control è di serie e poi sono di serie anche le borse laterali, ci mancherebbe, d'altronde, è una vera GT di razza. Yamaha FJR 1003, insomma, è lo scooter travestito da moto perché è facile, comodo e poi con un motore maxi generoso e potente da vera giramondo. Prezzo 17.690 euro nella versione quella normale standard con il cambio a 5 rapporti, 19.690 nella versione invece AS col cambio semiautomatico.